ancora sul messaggio delle apparizioni. E mi auguro che queste nostre trasmissioni ci aiutino veramente non solo a farci capire il vero messaggio di Maria, il vero ruolo che Maria ha nella vita di fede, nella vita spirituale e nella Chiesa, ma soprattutto ci aiuti a non andare indietro alle frottole, a quelli che dicono di vedere Madonna e Santi a destra e a sinistra. No, io non sto negando che le apparizioni non siano possibili, no, sto dicendo il contrario, che le apparizioni sono possibili, ma sono possibili nel momento in cui rientrano in delle logiche evangeliche, delle logiche della Chiesa, e lo ripeto, è solo la Chiesa a dirci se questa apparizione è vera o non è vera. Quindi bisogna sapere attendere il cammino, il discernimento che la Chiesa deve fare nel rispetto del Vangelo, nel rispetto della tradizione, nel rispetto dell'insegnamento del Magistero della Chiesa, nel rispetto delle anime e nel rispetto della devozione che il popolo di Dio ha per la Madonna. Abbiamo detto che le apparizioni sono il richiamo materno della Madonna, che le apparizioni ci richiamano al Vangelo, quindi richiamo materno, richiamo al Vangelo, ma vi è anche un terzo richiamo, un richiamo, diciamo, escatologico, salvifico. Che cosa vuol dire? Che Maria, attraverso i suoi messaggi, ci richiama sempre a quello che è il destino ultimo di ciascuno di noi, e cioè l'incontro con il Padre, il ritorno alla casa del Padre, il paradiso. L'uomo, noi cristiani, crediamo che l'uomo è fatto per il cielo, che l'uomo deve vivere sulla terra, deve vivere anche di cielo, ma l'uomo è fatto per il cielo. E che questa realtà umana si realizzerà in paradiso, dopo la nostra morte terrena, nella vera unione con Dio e nella vera unione, ecco, con questo Padre, che già di qua noi possiamo vivere se viviamo nell'amore e se viviamo nella pace. Molti in questo tempo difficile, a causa delle guerre, non di due sole, a causa delle guerre, della violenza, della fame nel mondo, della dissacrazione di Dio, della mancanza di rispetto, di giustizia, della mancanza di perdono, molti ci dicono, anche ricorrendo a false apparizioni, che questo è il castigo di Dio, che questo, la Madonna ci viene a dire che questo è il castigo di Dio. No, perché la Madonna ci dice tutt'altro. Che cosa ci dice? Ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!